Ciao Michele, siete collegati con Angoulême, siamo a 100 km da Bordeaux, nella regione a sud-ovest della Francia, a due passi dalla famosissima regione dove si produce il migliore cognac francese. Siamo venuti qui perché a 2 km da questa cattedrale che vedete alle mie spalle c'è un paese che si chiama La Couronne e dove è nato e dove vive quello che passerà alla storia come l'ultimo miracolato di Lourdes. L'ultimo miracolato di Lourdes di questo fine millennio. Lui si chiama Jean-Pierre Bély, oggi ha 63 anni, ne aveva 52 quando ottenne questo miracolo. 12 anni dopo la Chiesa ufficiale per la prima volta, è una consuetudine che viene infranta, ma per la prima volta la Chiesa ufficiale dichiara alla stampa che si tratta realmente di una guarigione straordinaria. Il nome di quest'uomo è Jean-Pierre Bély, noi siamo andati a cercarlo nella sua casa, alle porte di Angoulême. Questa è l'intervista che ha rilasciato in esclusiva per noi. Sentiamo. J'étais atteint d'une sclerose en plaques grave, à un stade très évolué. Ero affetto da una sclerosi a placche molto grave, in stato molto avanzato. La cosa andava avanti ormai da 15 anni. La malattia era stata diagnosticata nel 1984 e nell'ottobre del 1987 decisi di partire per un pellegrinaggio a Lourdes, in condizioni davvero gravi, difficili. Non camminavo più da diverso tempo. Da 3 anni ero costretto su una sedia a rotelle e arrivato a Lourdes, poiché ero molto affaticato, trovai conforto solo stando sdraiato a letto. Incominciai il mio pellegrinaggio, ricordo, in condizioni difficili. Ero stanchissimo, affaticato, ed incominciai a seguire il pellegrinaggio prima su una sedia a rotelle, poi venni sistemato su una barella. Très vite on m'a installé sur un brancard parce que je supportais plus le fauteuil roulant. Donc mon état s'était encore aggravé en arrivant à Lourdes. I primi a diagnosticare la malattia infausta di Jean-Pierre Bély, sclerosi a placche in fase terminale, furono proprio i medici del suo ospedale. Jean-Pierre Bély per 20 anni ha fatto l'infermiere in questo ospedale qui ad Angoulême, dove tutti ancora lo ricordano con grande affetto e con grande emozione. Ebbene, qui gli viene diagnosticato il male. Da qui viene trasportato all'ospedale di Poitiers. All'ospedale di Poitiers i medici non gli danno più speranze. Diventa per lui un peregrinare da un ospedale all'altro, ritorna dai centri specialistici di Parigi senza nessuna speranza. Questo che lui personalmente ci racconta è il momento forse più esaltante, ma anche più emozionante, più incredibile di questa vicenda. È il momento in cui avverte, lo racconterà lui stesso, una voce interiore che gli dice «Lève-toi et marche», alzati e cammina. Sentiamo questo racconto direttamente da lui. E per la suite, quando mi ha ramené dalla salle dei malati, quando subito dopo mi portarono in ospedale e mi misero a letto, incominciai ad avere freddo, tanto freddo. Era un freddo intenso, non esterno, ma interno al mio corpo. E caddi in una sorta di letargo, come se fossi in punto di morire. Subito dopo incominciai a sentire una sensazione diversa, questa volta di caldo, soprattutto ai piedi. Prima molto dolcemente, poi questa sensazione di calore diventò sempre più forte, un calore che mi prendeva ricordo e che ridava vita a tutto il mio corpo, un calore, una sensazione di calore straordinaria. Mi toccavo le mani e mi rendevo conto di aver ritrovato sulla pelle la sensibilità perduta. La pelle era diventata di nuovo morbida e sentivo che andava riattivandosi la mobilità che era sparita. Le spalle, le braccia avevano ripreso a muoversi come accadeva un tempo. La sera mi sono addormentato, era un sonno ristoratore, ho sentito come una mano che mi toccava il corpo, avevo l'impressione che qualcuno mi toccasse. In realtà però non c'era nessuno. Ho avuto la sensazione che qualcuno mi parlasse, ho avuto la sensazione di una voce interiore, come se qualcuno mi dicesse alzati e cammina. Una voce interiore, io non volevo alzarmi, volevo dormire,
Poi è venuta un'infermiera. Volevo andare in bagno, ma non volevo farle paura. Finalmente però mi sono alzato e da solo ho affrontato i miei primi passi. Avete sentito Jean-Pierre Bély, questa sua storia incredibile, è stata la chiesa ufficiale d'Angoulême, il vescovo di Angoulême, a dichiarare ufficialmente il miracolo avvenuto. Il vescovo di Angoulême è Monsignor Claude Dagen, noi siamo andati a trovarlo, questa è la sua opinione su questa vicenda che finora ha commosso tutta la Francia. Sentiamo Monsignor Dagen. Sono stato immediatamente toccato Del racconto del signor Bély, perché ha lui stesso raccontato come nel corso di questo pellegrinaggio a Lourdes ci sono come due avvenimenti. Prima ha ricevuto il sacramento delle persone ammalate e ha sentito dentro di lui come una liberazione interiore del cuore, una liberazione della culpabilità, del peccato. E poi due giorni dopo, esattamente nella notte, ha come sentito un appello. Una voce interiore. Una voce interiore o esteriore, è difficile a dire, ma una voce che diceva alzati e cammina, come la parola del Vangelo. E allora fino a questo tempo era completamente sul letto, completamente impotente, non poteva camminare. E allora questa notte ha risposto a questa domanda. Si è alzato e ha camminato. Si è alzato e ha cominciato a camminare, come dice lui stesso, come un bambino. Come un bambino che cammina per la prima volta, è molto, molto bene. E ecco il fatto, la guarigione prima del cuore interiore e poi la guarigione del corpo. Vi faccio vedere la casa di Jean-Pierre Bély. È una casa modesta, la casa di un infermiere. Quest'uomo ha fatto l'infermiere per quasi tutta la sua vita all'ospedale di Angoulême. E gli ultimi 12 anni della sua esistenza li ha passati dietro questa porta, prima seduto su una carrozzella a rotelle, poi costretto dai dolori a stare tutta la giornata completamente a letto. Un giorno chiama al capezzale, chiama la moglie, i figli, lui ha una figlia e un figlio, e chiede loro di essere portato a Lourdes. Aveva sentito parlare della Madonna di Lourdes più volte in televisione, aveva seguito più volte diverse trasmissioni che raccontavano i miracoli della Vergine di Lourdes. Bene, lui ha chiesto di poter partecipare ad uno di questi pellegrinaggio del Rosario, organizzato dalla chiesa di La Couronne. I figli lo accontentano, lo caricano su uno di questi tanti treni bianchi che anche dalla Francia partono ogni mese, direi ogni settimana, per raggiungere Lourdes, e a Lourdes avviene il miracolo. Beh, per me, je dis toujours. Io lo dico sempre, è il segno della tenerezza e della misericordia divina. È così che ho capito quello che era accaduto, di veramente meraviglioso. Una grazia straordinaria. È la tenerezza e la misericordia divina che ho incontrato nel mio cuore e nel mio corpo. Io la ringrazio veramente molto per averci ricevuto nella sua casa. La ringrazio a nome degli autori del programma, a nome di Michele Cucuzza, del direttore di Rai 2. È stata una bellissima esperienza. Michele, un'ultima cosa prima di concludere questo nostro collegamento da Angoulême, dalla Couronne. Con noi qui c'è anche la moglie di Monsignor Bély. Credo che per lei sia stato il giorno della guarigione straordinaria del suo ministro, sia stato un giorno di grande festa. Un jour de grande fête pour la famille. Beh, pour moi, c'est assez difficile à expliquer parce que c'est intérieurement. È difficile spiegare quello che abbiamo vissuto interiormente. Quando si va a Lourdes si riceve sempre una grazia. E quello che abbiamo chiesto noi era semplicemente la forza per poter sopportare meglio la malattia. Quando Jean-Pierre è tornato a casa, alla Couronne, siamo rimasti tutti senza parole.
Ci siamo resi conto però che Dio era intervenuto e che era accaduto qualcosa che non si poteva spiegare. Undici anni, l'avete sentito, l'avete capito, perché il Comitato Medico Internazionale di Lourdes riconoscesse la guarigione di Jean-Pierre Bely come un miracolo. Oggi la storia di Jean-Pierre Bely è destinata a passare, come dire, alla storia della Chiesa come l'ultimo miracolo di Lourdes di questo fine millennio. La Francia segue questa vicenda giorno per giorno. Sulla televisione francese la storia di Jean-Pierre Bely ormai viene raccontata continuamente. E qui, nella cattedrale di Angoulême, alle mie spalle, nei prossimi giorni si terrà un congresso internazionale a cui parteciperanno scienziati che verranno qui invitati da Monsignor Claude Dagen da tutto il mondo per affrontare, analizzare, discutere ancora di questo miracolo. Che dirvi di più? Vorrei concludere questo collegamento da qui, da Angoulême, con un'immagine dolcissima, è l'immagine di una Petite Grotte de Lourdes, lui la chiama così, di questa piccola grotta di Lourdes che Jean-Pierre Bely e sua moglie hanno voluto ricostruire nel giardino della loro casa. Questa piccola grotta è diventato per loro un momento di incontro quotidiano, ma per la gente che vive qui intorno, soprattutto alla Couronne, è diventato motivo di incontro. La gente arriva qui, porta dei fiori e va via, lo fa con un rispetto, rispettando la privacy di questa famiglia in una maniera davvero incredibile a cui noi in Italia probabilmente non siamo abituati. Bene, e da Angoulême è tutto, Pino Nano restituisce la linea allo studio.